Riconosci Gesù come tuo Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo anche oggi il Vangelo secondo Marco, capitolo 2, e leggiamo dal versetto 23 al versetto 28. In quel tempo, di sabato, Gesù passava tra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno? E lui e i suoi compagni ebbero fame. Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato». Amen. Siamo giunti alla quarta controversia di questo capitolo 2, tra Gesù e i farisei. E il tema di questa e anche dell'ultima controversia è il riposo sabbatico. Quindi questo dono che Dio Padre ha dato agli uomini, in particolar modo al popolo di Israele, per riposarsi, per ricordarsi di Dio e per celebrare il dono della salvezza. Soltanto che al tempo di Gesù i precetti erano aumentati, soprattutto da parte di alcune scuole farisaiche, tanto che pensate il sabato stesso venivano proibite ben 39 attività. E una di queste 39 attività, anzi due, le vedremo coinvolte oggi. In questo cogliere le spighe da parte di Gesù e dei suoi discepoli. Perché questo fatto, questo gesto, fatto di sabato, poteva far intendere da un lato la mietitura, un'attività che era proibita di sabato, e dall'altro aspetto la preparazione dei pasti. Ecco perché è stato accusato Gesù. E in questi casi venivano fatte due avvertenze. La prima volta c'era questa condanna, almeno a livello verbale, ma la seconda volta chi commetteva questa colpa poteva addirittura ricevere la pena di morte. Questo era il tempo in cui Gesù ha vissuto. Lui insieme ai suoi discepoli, in questo giorno di sabato, camminavano, hanno preso le spighe per mangiarle, per saziarsi, sono stati accusati e Gesù risponde: guardate che anche Davide, il re, ha fatto la stessa cosa quando era nel bisogno lui e i suoi compagni. Da un lato sta facendo capire che poiché lui è il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, non solo può farlo, ma anche a imitazione del re Davide ha compiuto questo gesto. Alla fine di questa controversia Gesù ha detto: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, perché il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Quante volte noi mettiamo la presenza di Dio, la persona di Dio, la incanaliamo in alcuni nostri schemi. È così nella nostra vita di fede, nella nostra vita religiosa. Noi tanto spesso separiamo un ambito, quello religioso, dall'ambito umano. Ma oggi Gesù ci sta insegnando qualcosa di davvero grande, davvero forte. Perché a volte anche le pratiche religiose possono essere superiori alla presenza stessa di Dio.
e il ritualismo ci può indurre in una freddezza e in una durezza di cuore, così come lo erano i farisei, che nel rispettare la legge e nel mettere precetti sopra precetti basati sulla legge, quando è venuto il Messia, Gesù Cristo, non lo hanno riconosciuto, non lo hanno voluto accogliere, lo hanno rifiutato, lo hanno condannato. E Gesù oggi ci sta insegnando che seguire la sua chiamata come cristiani significa avere un cuore libero, un cuore che non si lascia intrappolare. Attenzione, non significa che non dobbiamo pregare, non dobbiamo osservare i precetti, ma significa che Dio ci ha dato la legge, ci ha dato la sua parola, affinché noi vivessimo nella libertà. Quante volte nel Nuovo Testamento San Paolo parla della legge e della grazia. Noi non siamo salvi mediante la legge, ma mediante la grazia di Gesù Cristo. Questa è la libertà nostra come cristiani. Benediciamo il Signore per lo Shabbat, il riposo sabbatico. Noi lo chiamiamo il giorno del Signore, la domenica, il primo giorno dopo il sabato, un tempo benedetto in cui lodare Dio come comunità, come assemblea. Benediciamo il Signore che viene nella nostra vita e ci dona un cuore libero, un cuore che lo sa seguire, un cuore che lo adora con sincerità e non con maschere e non con un fariseismo che a volte può essere presente nella nostra vita, quando noi vogliamo mettere alcuni precetti e leggi sopra l'amore di Dio, la grazia su. Quindi, carissimi amici, oggi è il tempo di proclamare che Gesù è il nostro Signore, il Signore del nostro cuore, il Signore della nostra vita. Insieme facciamo questa preghiera. Signore Gesù, grazie. Grazie perché sei vivo nella nostra vita. Grazie perché oggi possiamo professare che tu sei il Re. Re delle nostre case, Re delle nostre famiglie, Re dei nostri cuori. Regna in mezzo a noi e fa che noi possiamo dipendere da te, dipendere dalla tua parola. Perché noi possiamo mettere il tuo nome sopra ogni altro nome. Perché tu possa regnare nelle nostre famiglie e portare anche oggi la tua presenza. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora oggi come slogan proclamiamo: riconosci Gesù come tuo Signore. Riconosciamolo come il Signore della nostra vita, colui che conduce anche oggi i nostri passi sulla via della pace. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.